Ragazzi, benvenuti in questa fantastica puntata di Loleta Fari Channel. Vi invito a iscrivervi su Instagram, vi invito a mettere su un bel pollicione in su, a commentare e condividere già con i vostri amici. Cercatemi su Instagram Loleta Fari Channel, su Facebook Io Le Sciuto, e iniziamo. Sigla. Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Sicuramente dal titolo, i 12 segni zodiacali e le loro categorie. Non so come mettere titolo a questo video, però vabbè. Allora, mi sono iscritta in questo fogliettino qua, ho scritto tutti i 12 segni zodiacali e ho fatto 4 categorie, 4 colonnine, 4 fasce, 3 per ogni segno, cioè categorie personalità base. Ovviamente questo video è molto personale, nel senso è sempre secondo me, anche se sicuramente commenterete qui sotto dicendo: Iole, hai ragione, è così. Perché ormai ci sto facendo sempre più caso e sono fissata con l'oroscopo, ok? Andiamo alla prima categoria, pi cazzi so, scritto P, staccato cazzi e poi staccato sempre so. In siciliano pi cazzi so vuol dire una persona per i cazzi suoi, cioè nel senso una persona che è totalmente così free, easy, totalmente di testa, cioè praticamente tu ci devi andare appresso appresso e cercare di criptare tutti i loro simboli, loro questi segni che adesso vi elencherò, sono 3, appariranno e scompariranno così a muzzo nella vostra vita. E questi sono l'Ariete, il Sagittario e il Cancro. Sì ragazzi, se sei un Sagittario, un Ariete o un Cancro, commenta qui sotto con scritto hashtag picazziso. Così vedremo quante persone siete piccazzi so, double face, ammuzzo e pipe time. Andiamo a questa prima categoria, i piccazzi so. L'Ariete. L'Ariete è la testardaggine fatta a persona, ancora di più al primo posto con tutti. L'Ariete, ragazzi, se ti dice sì, è sì. Se ti dice no, è no. È un segno che non ti lascia mai nel dubbio o in sospeso nelle cose. Questo mi piace. È un segno deciso e sa realmente cosa vuole. Il Sagittario invece è un segno molto fantasioso e sognatore che tende un po' a vivere la sua vita fatta piena di emozioni e alla ricerca costantemente di emozioni. Emozioni vere, ovviamente. Il Cancro. Il Cancro è un segno o che lo odi o lo ami, perché o è camurioso oppure ti vuole bene. Questi 3 segni sono picazzi so, perché praticamente sono fatti così, appaiono, scompaiono e ciaone. Andiamo alla seconda categoria, gemelli, acquari e pesci rientrano nella categoria double face. I double face, come dico in inglese, sono la faccia doppia, cioè doppia faccia. Questi segni praticamente davanti ti dicono una cosa e dietro te ne dicono completamente un'altra. Davanti ti dicono che sei fantastica e wow, di dietro, ma sai che realmente oltre ad essere fantastica e wow, è anche un po' permalosa. Quindi non fidatevi molto di questi segni, per carità, tutte in maniera ironica, ragazzi. Il gemelli è un segno molto permaloso, ok? È inutile negarlo, gemelli, siete permalosi, e che cavolo, ok? Ma tutti i segni fantastici però sono, cioè tutti i 12 segni, io li amo, tutti i segni dell'orosco, perché ogni persona con ogni segno zodiacale ha un carattere diverso dall'altro che mi fa pisciare dalle risate, ma è giusto che è così. L'acquario ha il poco senso dell'orientamento. Volete farvi una gita con l'acquario? Scordate voi, cioè scordatevi tutto. Oppure volete farvi una gita con l'acquario? Mettetevi in testa che vi perderete, perché l'acquario non ha completamente zero senso dell'orientamento. Cioè voi siete in un bosco, a un certo punto, ma noi è di qua, sì certo, tipo c'è un dirupo. Quindi ok. Il pesce è un vulcano in esplosione, il più pazzarello che c'è, ed è l'unico segno zodiacale che non cambierà mai idea sulle cose. Ok, la terza categoria è ammuzzo, che rientrano leone, vergine e toro. Questi 3 segni insieme sono tipo i 3 moschettieri insieme. Perché? Il leone, ragazzi, a parte di essere egocentrico, io, è un segno molto forte, molto tosto e alcuni dicono dolce. Ne ho conosciuti tanti, ma insomma. Il vergine è molto preciso, è molto assillante, è molto morboso. E il toro ovviamente è il capo che comanda un po' tutto ed è la passione fatta a persona e la praticità. Se voi volete una persona pratica che realmente vi dica una cosa e che la fa, scegliete il toro. Tutti e 3 sono ammuzzo, che vuol dire ammuzzo, sempre in siciliano, vuol dire a random, facciamo i fighettini, ok.
Random o Muzzo, ragazzi, è la stessa cosa. Sono queste tre persone che, messe insieme, voi volete fare un'uscita senza orari? Cioè, sapete quando state uscendo e non sapete quando tornerete a casa? Benissimo! Scegliete un leone, un vergine o un toro. Con loro vi divertirete un casino. Non saprete niente da dove state andando, né perché lo state facendo, ma semplicemente vivete un'uscita a Muzzo. Se invece siete una persona molto precisa, più o meno come me, e volete sapere cosa dovete fare, non andate con loro. Bene, ragazzi, la quarta e ultima categoria in assoluto è Pippe Time, tra cui rientra lo Scorpione, il mio segno zodiacale, il Bilancia e il Capricorno, ok? Lo Scorpione io mi conosco al 100% ormai, ok? E so come sono fatta. Lo Scorpione, noi è inutile. Allora, se tu non mi caghi su WhatsApp, se non mi scrivi, o che non mi cerchi da tanto tempo, devo farlo sempre solo io, inizio a farmi le pippe. Che è successo? Sarà morta? Ha avuto un incidente? Ma perché non mi stai rispondendo? Ma quindi se io metto mi piace, perché lei non lo fa pure a me? Oppure, perché ho scritto al mio amico e questo mio amico non mi sta rispondendo neanche, o soltanto con una faccina? E soprattutto, se io faccio delle domande, perché non mi rispondono? Questo è lo Scorpione, ragazzi. Però se volete un segno passionale, deciso e pratico, scegliete anche lo Scorpione, perché siamo fatti così, anche un po' sognatori. Rispetto al Toro, lo Scorpione è molto più sognatore, questo sì, lo posso dire. Il Bilancia poteva anche rientrare nella categoria Picazzi So, però il Bilancia è tutto sognatore. Cioè, il Bilancia vive tra le nuvole. Il Bilancia è Nanaka, cioè, forse deve essere... Non so che mi state odiando, sicuramente mi state disiscrivendo, ragazzi, ma io capisco. Il Bilancia Nanaka. Nanaka vuol dire che non è un nome, diciamo, di un protagonista di un manga o di un anime giapponese, ma Nanaka vuol dire lentamente, cioè nella naka, cioè nella culla. Perché il Bilancia, per fare una cosa, passano 150 anni. Quindi se voi volete, se voi siete Nanaka come lui, diciamo, sceglietelo, ecco. Il Capricorno è molto egocentrico e tende appunto anche lui a comandare e a gestire le varie cose, e soprattutto è il solitario. Cioè, se voi volete un lupo solitario o una lupa, scegliete il Capricorno, perché il Capricorno proprio è... Cioè, è un segno che... Boh... Un lupo. Cioè, il solitario. Io amo la mia solitudine. Ecco, così. Questo è il Capricorno. Però il Bilancia si fa anche le pippe time, ancor peggio dello Scorpione, e il Capricorno, ancor peggio del Bilancia, si fa pure le pippe time. Ragazzi, queste sono le quattro categorie che sono andata a elencarvi. Spero che comunque in compagnia, ovviamente ragazzi, tutto era ironico, però un fondo di verità c'è sempre, fidatevi di me. Parola di Loletta Five Channel, hashtag qui sotto, quindi ripetiamo. Se siete nella categoria Picazzi So, hashtag Picazzi So. Categoria Double Face, hashtag Double Face, hashtag Muzzo, hashtag Pippe Time. Fatemi sapere qui sotto che segno zodiacale voi siete, perché sono davvero molto curiosa. Ditemi se ho sbagliato qualcosa, o forse no, o forse sì. Insomma, fatemi questo sapere qui sotto, e soprattutto ditemi anche i rispettivi partner. Adesso che siete di più, posso fare anche altre puntate guardando appunto l'oroscopo. Siete gentili con i Picazzi So, Double Face, Muzzo, Pippe Time, comunque sì, amate tanto. E non fate niente, che io non farei. A proposito, se ti mando un messaggio su WhatsApp, rispondi. Iscriviti al canale e ovviamente lasciate sempre un bel like. Alla prossima puntata.